Buonasera. Ecco la compagna di lavoro di tutti questi matti che sono gli escapologi, quindi la camicia di forza, giusto? Questo è un classico di chi deve fare questo numero. Sì, questo è un esperimento di magia inventato dal grande Houdini. L'escapologia vuol dire evadere da qualunque tipo di oggetto di costrizione mettendoci un pericolo possibilmente mortale. Tra l'altro la camicia di forza ha anche una doppia difficoltà, perché stringendo molto i polmoni e il petto ti impedisce di respirare e di essere lucido. Fammi capire, cos'è questo collare che stanno per mettergli? Praticamente questo è il rischio mortale di cui parlavamo prima. Lui ha vicino al collo un esplosivo che ha un timer con 3 minuti di tempo e al termine dei quali l'esplosivo scoppierà e quindi potrebbe staccargli la testa. Scusa, se tanto mi dà tanto, l'altra volta si è rotto la gamba, questa volta potrebbe farsi saltare per aria? Esattamente, difatti la parte magnetica di questi esperimenti è proprio questa, che sono veri e il rischio è reale. Mamma mia! Quello è plastico. Esplosivo al plastico. Lui ha 3 minuti per liberarsi dalla camicia di forza, aprire quel lucchetto che è un lucchetto antico con una forcina per capelli, prendere e togliere delicatamente il plastico dal collo e metterlo dentro la scatola di plexiglass per evitare che faccia danni. E in più ha una difficoltà, deve fare tutto molto delicatamente, perché solitamente queste evasioni sono violente, perché cerca di strappare proprio la camicia di forza. Invece lui deve essere lentissimo. Guarda, io pensavo che peggio dell'altra volta non potesse capitare, ma devo dire che questo numero è ancora più pericoloso. Lo si legge anche sulla faccia del pubblico, che è abituato a queste cose, però non a questi livelli. Difatti si respira proprio la tensione. Basta un piccolissimo errore perché venga un disastro. Poi deve essere molto delicato. Sì, anche perché c'ha i tasti, c'ha i fili, c'ha il plastico, ha tutto lì. Le mani gli tremano, eh? Ha ragione. Ancora poco più di un minuto e adesso deve riuscire ad aprire quel lucchetto con una forcina per capelli senza la possibilità di vedere, perché il lucchetto è praticamente di lato. Laterale. Qui si mette in ginocchio perché vuole evitare ogni tipo di vibrazione. Venti nove, ventotto, ventisette, ventisei, venticinque, ventiquattro, ventitré, ventidue, ventuno, venti, diciannove, diciotto, diciassette, sedici, quindici, quattordici, tredici, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno.